Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci al 1° settembre. Vediamo cosa ci propone oggi il libro dell'anno. Versetto di oggi. Io ho più intelletto di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Salmo 119,99. Bellissimo, classico per il sistema del Salmo 119, no? Ho più intelletto dei miei maestri perché ho la Bibbia, ho la parola di Dio come mio insegnante, quindi ho più intelletto dei maestri perché è la parola di Dio sulla quale faccio affidamento e voglio che sia la parola di Dio ad insegnarmi, quindi ho più intelletto dei miei maestri, è bello. I motti di oggi, pochi segnano il cammino, molti seguono le tracce. Questa è una verità esistenziale, cioè proprio così. Pochi tracciano la pista e molti la seguono. Pochi tracciano il cammino da percorrere e molti seguono. E questo è normale, naturale. Secondo motto di oggi. La sofferenza prepara dei credenti ordinari per un servizio straordinario. Sì, anche qui dobbiamo dire che a volte la sofferenza è utile. È chiaro che non dobbiamo ricercare noi la sofferenza, no? Ma quando arriva vuol dire che il Signore, sto parlando di credenti, vuol dire che il Signore ha dei piani e attraverso la sofferenza ci sta preparando per farci seguire un certo cammino, un certo sentiero, per farci fare qualcosa che Lui ha stabilito. Allora, tra le cose che ci preparano c'è anche spesso la sofferenza, quindi non dobbiamo stupirci se a volte arriva la sofferenza. Considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, dice la Scrittura, perché la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Quindi a volte la sofferenza è utile e impariamo ad accettarla e a farne tesoro. Poi oggi riprendiamo un argomento di ieri, adesso l'inquadro, i disegni, dei famosi sigilli di Geremia. Sto Sì, abbiamo un'immagine nel libro e inquadrando. è una prova della storicità della Bibbia, è una prova del fatto che la Bibbia dice sempre la verità. Poi Continuiamo. Dal giorno 31 agosto il discorso su il vecchio e il nuovo, 2 Corinzi 5:17. sì, vediamo altri elementi della dimensione prima della nostra fede e della dimensione dopo la nostra fede, quindi non credenti e credenti. Si contrappongono gli elementi che ci fanno camminare in questa vita. Vediamo allora. Per avere un seguito, leggo velocemente anche la parte di ieri. Il vecchio e il nuovo, 2 Corinzi 5:17. Primo, priorità. Con Gesù la sostanza diventa più importante della forma. Secondo, punti di riferimento. Ragione, emozioni, tradizioni. Punti di riferimento soggettivi, da cui nascono infinite religioni e sette. Parola di Dio. Unico punto di riferimento assoluto. Terzo, ambiente. Da una parte il mondo, dall'altra parte la Chiesa. Quarto, obiettivo. Da una parte io, dall'altra gli altri nella Chiesa e nel mondo. Continuiamo oggi 1 settembre, il vecchio e il nuovo, 2 Corinzi 5:17. Quinto, metodi. Il vecchio, menzogna, ipocrisia. Nuovo, verità. Vecchio, odio, indifferenza. Nuovo, amore. Ingiustizia, apatia. Per il vecchio. Vecchio, nuovo, giustizia. Efesini 4:5. Sesto, dimensione. Per il vecchio, il tempo. Per il nuovo, eternità. Settimo, conseguenze. Per il vecchio, invecchiamento,
nuovo crescita, per il vecchio morte, nuovo vita piena, per il vecchio pena eterna, nuovo gioia eterna, per il vecchio pula, per il nuovo frutti incalcolabili. Adesso li rileggiamo con te. La pula, cioè lo scarto del grano, che viene bruciato, è scritto con un fuoco inestinguibile, pena eterna. Allora, li rileggo così magari li spieghi meglio. Rileggiamo. Quinto, metodi. Per il vecchio la menzogna e l'ipocrisia, e per il nuovo la verità. Sì, tutti gli esseri umani spaziano la loro vita tra menzogna e ipocrisia, mentre noi credenti proclamiamo e viviamo la verità. Per il vecchio odio, indifferenza. Odio e indifferenza per il sistema vecchio, per i credenti. Amore. Amore, esclusivamente amore. Poi. Per il vecchio, ingiustizia e apatia. Ingiustizia, o operiamo con l'ingiustizia, o siamo ingiusti, o non facciamo niente. Per il vecchio sistema. Per il nuovo, invece, giustizia. Giustizia, operiamo sempre con giustizia e onestà. Sesto punto, la dimensione. Per il vecchio, tempo. Col vecchio sistema non credenti viviamo solo nel tempo, mentre invece da credenti viviamo eternità. Nell'eternità. Settimo punto, conseguenze. Le conseguenze di questa nostra posizione, o rimanere nel vecchio o vivere nel nuovo da credenti. Dalla parte del vecchio c'è l'invecchiamento. Invecchiamento, invece dalla parte del nuovo... Crescita. La crescita. Da parte del vecchio c'è la morte. Destino finale nel tempo è la morte. La parte nuova, la vita piena. Invece il credente vive, comincia qui e non finirà mai, non smetterà mai di vivere una vita piena. La parte vecchia, la pena eterna. E purtroppo c'è una pena eterna. E per quanto riguarda invece la parte nuova, cioè per i credenti, la gioia eterna. La gioia eterna. Dalla parte vecchia, la pula. La pula, cioè lo scarto del grano, la copertura del grano che viene tolto, no? È bruciato. La parte nuova per i credenti sono i frutti incalcolabili. Parte nuova invece sono frutti incalcolabili. Diceva Gesù che quando sarebbe venuto Gesù, diceva Giovanni Battista, quando sarebbe venuto Gesù avrebbe raccolto il grano nei suoi granai, cioè i credenti, e bruciato la pula con fuoco inestinguibile, quindi il concetto della pena eterna. Quindi vedete che differenza c'è fra prima e dopo la nostra fede. Non sono più io che vivo, abbiamo iniziato con le parole dell'Apostolo Paolo, 2 Corinzi 5,17, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede, nel Figliol di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Se accettiamo di stare dalla parte del Signore, se accettiamo la salvezza, se accettiamo questa grazia di Dio, noi siamo in una dimensione nuova di cui abbiamo visto le caratteristiche. Vale la pena davvero mettersi dalla parte del Signore, carissimi. Non vi dimenticate, se non avete ancora fatto questa scelta, fatela adesso. Guardate alla croce, guardate al Signore Gesù morto e risorto per noi, che gratuitamente ci dà la via della salvezza. Oggi, altri soggetti di preghiera. Preghiamo per la sottomissione assoluta alla parola di Dio in ogni opera missionaria. Ecco, è importante, perché a volte viene invece massacrata la parola di Dio e invece occorre una sottomissione assoluta, perché è parola di Dio, quindi sottomissione assoluta, mai ribellione, mai far finta di niente, ma essere sottomessi assolutamente a quello che dice la parola di Dio, costi quel che costi. Io sto su quello che dice la parola di Dio.
Quella è la mia verità. Come abbiamo detto all'inizio, divento più intelligente di tutti i miei maestri quando la parola di Dio è il mio insegnante. Preghiamo per le persone che hanno malattie gravi. Malattie gravi. Preghiamo, preghiamo per le persone malate. Presentiamo al Signore le persone che sono accecate dalla tradizione religiosa. Eh sì, lo diciamo spesso. La tradizione religiosa è uno dei principali nemici della verità e della vita. La religione sta distruggendo la vita di miliardi di uomini. E preghiamo quindi che molte persone riescano a sganciarsi, a uscire da questi sistemi religiosi per guardare solo al Signore Gesù, come diciamo tutti i giorni, solo al Signore Gesù dobbiamo guardare. Allora, prima di concludere e leggere i versetti con te, voglio ricordare adesso l'inquadro. Chi vuole il libro dell'anno può trovare nelle note le informazioni per dove c'è l'email, o chi vuole sostenere l'opera. Sono tutti dati nei dettagli del video. Bene, grazie dell'attenzione e a presto!